Abbiamo già sentito questa mattina l'intervento dell'assessore alla cultura, che è il referente politico di tutti i discorsi tecnici che faremo questa mattina. Io propongo dapprima l'intervento dei 4 archeologi, poi dei 2 tecnici, ingegnere strutturista e il geofisico, e infine i 3 rappresentanti degli organi di tutela. Se ci fosse stato l'assessore, l'avrei messo alla fine di tutto questo discorso. Perché io credo che il problema di fondo che sta dietro questo titolo è non soltanto il ruolo degli archeologi, ma anche il rapporto degli archeologi con tutte le altre figure professionali e competenze che ruotano attorno al problema degli interventi, sia come conseguenza delle calamità naturali, sia degli interventi che dovrebbero essere di prevenzione sull'edilizia storica rispetto alle possibili catastrofi. Io credo che la moderna archeologia medievale e all'interno dell'archeologia medievale, l'archeologia dell'architettura, che come sappiamo si sono sviluppati all'inizio degli anni 70 attraverso la codificazione dei percorsi di analisi stratigrafica, ci sia stato un filo conduttore continuo di relazioni e rapporti con gli eventi sismici. Un rapporto che ha condizionato lo sviluppo dell'archeologia e dell'architettura italiana dal punto di vista teorico-metodologico, e si presenta ora, come ci diceva, confermava Antonio Chiros l'altro giorno, sensibilmente diversa rispetto ad altre archeologie dell'architettura di altri paesi europei. Io credo che questo rapporto abbia una data iniziale in rapporto al sisma del 1976. In Friuli, grande sisma del 76. Fin dal giugno l'Università Cattolica di Milano fu presente in Friuli, c'era allora il ricercatore Remo Cacitti, ora ordinario di storia della Chiesa alla Cattolica, che aveva organizzato un gruppo di archeologi dei quali ho avuto la fortuna di far parte anch'io, che ha censito il patrimonio culturale, archeologico e architettonico di alcuni centri storici, in particolare di Avenzone. E da Avenzone operò in quell'estate del 76 anche un gruppo dell'Istituto dell'Architettura di Venezia, che con Francesco Doglioni e Gabbiani, attraverso una prima scambio di idee con gli archeologi della Cattolica, impostò quel metodo di lettura stratigrafica delle architetture che lo portò nel giro di qualche anno alla ricostruzione, in gran parte attraverso anastilosi, del Duomo di Venzone. Un primo esempio, quindi, allora isolato e limitato alla ricostruzione del Friuli, ma che è destinato a porre le basi di una disciplina, l'archeologia dell'architettura, che riprende negli anni 70 una tradizione di fine 800 nella quale gli archeologi erano a stretto contatto con gli architetti, spesso erano la stessa figura professionale. Secondo grande terremoto dopo il 76, quello dell'Irpinia, ha visto tutta una serie di altri archeologi, e qui ce ne sono 2 di quella regione, lavorare fianco a fianco con gli architetti e con gli strutturisti e nella conoscenza finalizzata alla progettazione nelle aree sismiche. Conseguenza di quell'evento fu una commissione ministeriale di cui fecero parte, ricordo, Mannoni, Parenti, lo stesso Doglioni, che realizzò una prima carta delle tecniche murarie nelle aree regionali soggette ad eventi sismici. Un approccio allora forse un po' semplicistico, perché si limitava a studiare soltanto le tecniche delle murature, che, come fin da quegli anni ci insegnava, ci stava cominciando ad insegnare tutta
la schiera degli struttoristi, da Giuffrè ad altri, che sono dedicati allo studio delle architetture storiche, è soltanto un aspetto, una delle variabili di un complesso di informazioni necessarie per capire la qualità, la resistenza di un edificio. Direi che tutte queste premesse, che risalgono molto indietro nel tempo, hanno avuto una necessità di confronto che è durata fino all'inizio degli anni 2000. E soltanto infatti nel 2007 che una commissione ministeriale composta esclusivamente di architetti e di ingegneri scrive le linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, inserendo all'interno di queste linee guida il percorso stratigrafico come preliminare fondamentale per capire tutte le altre sequenze strutturali del degrado, eccetera, eccetera, necessarie per studiare un'architettura finalizzata poi, questo studio finalizzandolo all'intervento di conservazione. Queste linee guida che sono state emanate nel 2007, corrette in un testo definitivo nel 2010, sono state poi seguite da un'altra commissione, sempre presieduta e coordinata dall'architetto Cecchi, allora in questo caso commissario delegato per il patrimonio archeologico di Roma, che ha scritto delle linee guida per la sicurezza, la fruizione, in rapporto alla vulnerabilità sismica e a un programma di manutenzione sistematica delle aree archeologiche di Roma. In realtà, questo lavoro, che è stato condotto da strutturisti, architetti che avevano fatto parte della precedente commissione, a cui si sono aggiunti alcuni archeologi e che ho potuto seguire direttamente perché facevo parte di quel gruppo, ha semplicemente sviluppato le premesse delle linee guida del 2007-2010, adattandole ai diversi, diciamo, momenti in cui si può presentare un'architettura, dall'edificio finito all'edificio ridotto a rudere, all'edificio ridotto semplicemente a una singola muratura. E ha proposto una serie di procedure di manutenzione e linee guida per una prevenzione che attualmente dormono nel cassetto del Ministero, che non so se verranno mai approvate. Ma questa premessa per dire che esiste attualmente una normativa, certamente quella delle linee guida del 2007-2010, che prescrive l'analisi stratigrafica come un momento fondamentale per la conoscenza delle architetture storiche. Tuttavia, tra la normativa e la pratica ce ne corre. E ce ne corre, secondo me, perché non esistono ancora le figure professionali formate per applicare questa normativa. E il problema è tra una scelta di multidisciplinarietà, che ovviamente l'archeologo è il primo a proporre perché non avrà mai le competenze di altri settori tecnici, e invece altri settori tecnici che in alcuni casi preferiscono assumere in sé la lettura stratigrafica come un'estensione delle proprie competenze. Io credo che questa seconda ipotesi derivi anche da una debolezza nostra di archeologi dell'architettura, abituati ad una descrizione bidimensionale dell'architettura, che spesso si limita ai soli prospetti murari, rispetto ad una conoscenza tridimensionale dell'edificio in cui le murature sono una delle componenti rispetto a un sistema complesso che è fatto di orizzontamenti in legno, di coperture, di presidi attuati nel corso del tempo. Cioè quegli elementi che danno l'effettiva resistenza ad un'architettura rispetto ad un evento sismico. Io credo che l'archeologo debba uscire dalla dimensionalità per farsi carico di questi processi di conoscenza.
non perché debba diventare il progettista, ma perché in primo luogo questa conoscenza tridimensionale arricchisce la sequenza che lui può costruire, in altre parole la conoscenza storica dell'edificio, e al contempo gli permette di dialogare con le altre figure professionali che a valle possono raccogliere le sue conclusioni. Credo altresì che l'ingegnere strutturista, qui ne abbiamo solo uno, ma discussioni se ne fanno spesso, e è tutta una categoria fondamentale per capire perché sta su un edificio. Io credo che le categorie costruite dal mondo degli strutturisti, cioè il riconoscimento di macro elementi nei meccanismi di collasso risunti da eventi pregressi, e debbano tener conto della sequenza di un edificio in rapporto a quella che è la struttura, l'evoluzione dell'equilibrio statico dell'edificio stesso, perché questo consente molto spesso di capire la funzione di presidi o di strutture inserite fin dalla costruzione in alcune architetture e il loro gioco nel corso del tempo in relazione ai diversi eventi. Archeologi, strutturisti, architetti devono poi misurarsi su quelle che sono le fasi di approccio all'architettura storica. Stamattina, nell'ultimo intervento del Redi e dei suoi collaboratori, abbiamo visto come fosse fondamentale avere una conoscenza precedente l'ultimo terremoto di ciò che è capitato nei secoli all'Aquila. Quindi un'archeologia preventiva collegata a una prevenzione del rischio sismico sarebbe fondamentale. Chi, come, quando la fa? Questo è il problema. Esiste poi l'intervento a catastrofe avvenuta, con una prima fase dell'intervento tra l'urgenza dello sgombero, delle macerie, e se ne parlava nella visita dell'altro giorno, che in particolare i monumenti ricchi di decorazioni rischia di essere un completamento della distruzione avvenuta, e che dovrebbe adottare metodi archeologici di conoscenza nel momento in cui sostanzialmente va ad asportare i ruderi caduti, i materiali caduti. È uno scavo stratigrafico come uno scavo stratigrafico normale, quello che consente di capire esattamente le dinamiche in cui sono caduti i vari elementi di un edificio e, riferendo alle varie fasi di caduta, quegli elementi decorativi che poi possono essere composti, salvati, eccetera, eccetera. E un terzo problema è quello della quantità. L'archeologia dell'architettura è nata sul singolo monumento. Fin dalle prime fasi, dai primi approcci, fino agli anni 70, inizio degli anni 80, si è posto il problema di intervenire su complessi più ampi, centri storici, isolati. È chiaro che il metodo fortemente analitico adottato sul singolo edificio non può funzionare, se non altro per mancanza di denaro o di persone, sull'intero sistema. Quindi vanno adottati strumenti molto più agili di documentazione, ma che col tempo consentano di acquisire le informazioni necessarie. E quali sono queste informazioni necessarie? Quelle che servono all'archeologo non necessariamente sono le stesse che servono allo strutturista. Tutto ciò che è, diciamo, il problema pratico col quale si scontra quotidianamente l'archeologo, e penso allo strutturista e penso all'architetto nel momento in cui interviene in un'area sismica, ha un riferimento più generale a quella che è, diciamo, il contesto, quello che è il contesto degli organi di tutela, degli enti locali competenti e dei cittadini, in quanto proprietari o fruitori dei valori e dei significati del patrimonio culturale. Perché è agli organi di tutela e ai cittadini, a mio avviso, che compete la decisione ultima sui modi in cui conservare, sui modi in cui intervenire sul patrimonio culturale. E spesso noi archeologi ce ne dimentichiamo.
che non lavoriamo per noi stessi, ma lavoriamo per delle comunità. E noi lavoriamo su concetti che sono stati costruiti all'inizio degli anni 90, nelle convenzioni UNESCO, quella di Nara del 94, quella di Sant'Antonio del 96, la cui premessa teorica è che del patrimonio culturale, storico, va salvata l'autenticità. Per noi archeologi l'autenticità è lo spessore storico dato dalla sequenza costruttiva. Ma questo valore non è lo stesso che apprezzano altre categorie di cittadini, altri organi di tutela, e quindi su questo dobbiamo misurarci. Io darei la parola adesso agli altri archeologi. Potremmo cominciare in ordine di tempo in cui sono stati costretti a confrontarsi con il sisma, quindi comincerei da chi lavora in Campania e si è dovuto confrontare con il sisma dell'Irpinia dell'80. Io vorrei affrontare in maniera sintetica solo alcuni punti, cioè sperando di essere, come posso dire, rispetto al problema abbastanza esaustivo. Devo dire francamente che il titolo di questa tavola rotonda io l'ho considerato provocatorio, in quanto darei per scontato, io ho sempre dato per scontato che a monte di qualsiasi progettazione, qualsiasi intervento ci debba essere la conoscenza, diciamo, dell'oggetto e delle procedure che vanno applicate. Quindi ciò significa che a monte di un intervento su un monumento, a prescindere dall'evento poi sismico, può essere, bisogna avere la conoscenza totale dell'oggetto, dal punto di vista, se volete, storico, se volete tecnico, sul materiale, eccetera. Io ricordo che nel 1978, una riunione che facemmo con storici medievisti a Ravello, avanzammo la proposta che nelle commissioni che dovevano realizzare i piani regolatori nella progettazione ci fossero addirittura non solo gli archeologi, ma gli storici del territorio, cioè coloro che potessero dare informazioni utili alla pianificazione. Ovviamente si tratta di idee pazzesche, perché quando mai? Noi vediamo che le soprintendenze, anche oberate da tanto lavoro, non sono neanche in grado spesso di suggerire modifiche concrete, organiche ai piani regolatori che vengono presentati. Per cui siamo in una civiltà, in una situazione dove tutto si affastella senza nessun ordine. Per dirne una che sembrerebbe lontana, diciamo, una considerazione, c'è in Italia tutto il problema dell'energia solare. Ora, come hanno risolto alcune sovrintendenze il problema? Vietando totalmente l'intervento nei centri storici dei pannelli solari, quando in effetti all'interno dei centri storici sarebbe possibile, analizzando punto per punto, poter fare delle scelte. Ma come facciamo? Non abbiamo il personale, non siamo in grado di. Cioè noi non siamo in grado di operare la conoscenza. Questo è il problema. Un paio d'anni fa abbiamo fatto con la scuola di specializzazione dell'Università di Salerno, la scuola di specializzazione in archeologia, abbiamo fatto un esperimento, abbiamo assegnato agli specializzanti delle aree per definire all'interno di queste aree, per esempio la costiera amalfitana, per definire la qualità e la quantità degli oggetti, chiamiamoli così, relativi ai beni culturali, a partire per esempio dalla presenza anche di un piccolo antiquario, di un museo, di una chiesa. Volevamo fare e conoscere, sapere la fruibilità, le condizioni generali, senza entrare proprio nei dettagli, no?
Dopodiché abbiamo consegnato ai vari sindaci della Corsera Amalfitana questo risultato. Ci hanno detto: mamma mia, ma noi abbiamo tutte queste cose e non lo sapevamo. Allora, a monte di tutto questo, come ripeto, c'è un problema di conoscenza. La partecipazione è chiaro che Brogiolo ha detto poco fa, ha citato nomi, Doglioni, insomma, ha citato nomi di specialisti che hanno cercato e cercano diciamo, di suggerire, che hanno impostato sul piano tecnico, hanno cercato di dare delle soluzioni. Abbiamo visto anche oggi il gruppo di Fabio Redi che cosa, come ha analizzato delle cose, però il rapporto tra ciò, a parte che ciò deve essere fatto su vaste aree, e la realizzazione, diciamo, l'utilizzazione tecnica di questo diventa problematico. È problematico. Io, dopo il terremoto dell'80, posso dirlo, certo, non conosco tutte le realizzazioni che sono state fatte, ovviamente, in questa vastissima area, però voglio ricordare una cosa positiva. E perché poi, e come ho capito che era diventata positiva? Il restauro di un centro storico di un paesino dell'Avellinese, di Calabritto, un minuscolo paesino. Io sono stato in questo paesino perché nell'intorno c'era un monastero alto medievale e volevo parlare con il responsabile di zona della sovrintendenza architettonica. Era andato a Salerno all'ufficio, poi ha detto: sarà da Avellino questo signore, no? No, tu non lo trovi da nessuna parte, lo trovi solo a Calabritto. Allora sono andato a Calabritto perché ero interessato proprio a una... E ho incontrato questo architetto De Nicola, che sembrava un operaio, in mani calzoni fatti di calce, ma lui è riuscito operare un ottimo restauro di questo centro storico, stando dalla mattina alla sera per mesi e mesi, per anni, in questa zona, senza mai spostarsi, perché io diceva che solo così poteva seguire i lavori, poteva veramente. Invece noi abbiamo direttori dei lavori dei restauri, progettisti dei restauri, che sono completamente assenti dal cantiere. Però non è, cioè, Leon Battista Alberti diceva che per avere un'opera compiuta c'è bisogno di un committente, ecco la modernità poi in effetti della, di una, in, come possiamo dire, un tecnico di competente e degli esecutori altrettanto competenti. Noi oggi abbiamo, almeno dalle nostre parti, un'assenza della tradizione costruttiva antica, nessuno sa. Sono pochi, pochissimi, quelli che hanno conservato certe tradizioni, anche nel fabbricare le malte antiche, o addirittura i lapicidi. E invece abbiamo, come ho potuto osservare sui cantieri, queste macchine, piccole betoniere, impastatrici, capite, tutto meccanizzato, dove la manualità si è dimenticata. È stata dimenticata, non è più operata. Non che io voglia tornare a tecniche antiche, ma la conoscenza delle tecniche antiche è fondamentale per operare il restauro, anche con tecniche moderne, evidentemente. E scusate se sono un po', ma cerco di essere sintetico. Un castello nell'intorno di Salerno, interessante dal punto di vista storico. Appalto concorso, vince una certa ditta, mi pare, di Bari. Direttore dei lavori è un personaggio importante perché è membro è un rappresentante dell'UNESCO, quindi sono un personaggio, professore universitario. Realizzano un progetto assurdo su un pizzo di montagna, su un cucuzzo della montagna, un castello di cui ho le foto come era prima. Praticamente erano dei ruderi, quindi avremmo dovuto conservare
il paesaggio storico, no? Realizzando e restaurando i ruderi e basta, quel poco che rimaneva, invece è nato un nuovo castello, dove c'è il bar, dove ci sarà il bar, dove ci sarà la sala per conferenze, come in Italia io pensavo che eravamo tutti poeti, che erano artisti, cioè, invece siamo pure conferenzieri, bisogna aggiungere un'altra categoria. C'è su un pezzo di montagna di fare una sala per conferenze, eccetera. È veramente incredibile, allora, perché è un problema culturale, quindi più vasto del problema tecnico, anche se il problema tecnico è di per sé un problema culturale, è chiaro, no? Quindi questa è un po' la situazione. Non voglio intervenire sul problema dei materiali, chiaramente ci sono gli strutturisti che ne capiscono molto più di me, ma da quelle foto che io ho visto oggi, appunto, che abbiamo visto su... dalle relazioni di Redi e dei suoi allievi, quegli scollamenti, quelle, è evidente, è difficile trovare una tecnica che, a meno che non si, se riusiamo Malte, voi pensate che un calcestruzzo resiste a 40 cm a trazione a centimetro quadro, almeno così si calcolava un tempo, forse oggi è migliorata la situazione, cioè non resiste a trazione, figuratevi un tufo, un'arenaria, è molto peggio. Figuratevi una malta che non ha, che ha ottima capacità di compressione, ma pochissima. Allora, quando arrivano questi terremoti e i movimenti sono anche quelli di trazione, si sfalda tutto, è difficile intervenire. Cioè, io mi rendo conto, allora potremmo forse oggi con materiali costosissimi far fronte a questa situazione, basta pensare ai polimeri, alle resine, no, all'Università di Salerno c'è ottimi ingegneri che studiano e anche chimici che studiano questi polimeri, eccetera. Ma posso, mo dico una cosa così per farmi capire, la Mapei, per esempio, produce dei prodotti straordinari, ma costosissimi. Allora noi dovremmo essere costretti ad operare delle scelte. Non è possibile d'altro canto sperperare soldi come è stato fatto nel terremoto del 1980. Io ho preso due appunti e finisco, non voglio tediare. Il terremoto del 1980 ha prodotto 280.000 sfollati, 8.848 feriti e 2.914 morti. Di fronte a questo no, si fu fatta una previsione iniziale di danni di 8.000 miliardi di lire, la bazzecola, che nel giro di pochi anni, al 2010, sono arrivati a 66.000 miliardi. Allora, se io non sto a cercare altri dati, altri elementi, ma ancora abbiamo l'accisa sulla benzina per il terremoto di 75 lire, cioè corrispondente a 4 centesimi. Cioè la nostra società sta pagando, no, il latrocinio fatto dal 1980 in poi, che è durato fino al 2010. Un latrocinio che è documentabile. La responsabilità, inquisirono De Mita, poi non so se è stato risultato innocente, probabilmente, perché non sta in galera, e quindi è innocente. Ma è evidente che questa classe politica fa schifo, perché ci hanno... Io conosco i restauri, ho visto gli edifici, c'è gente che si è fatta da un rudere di monolocale in una campagna, si è fatta una villa di 10 stanze. Sì, ma voglio dire, è un problema che noi, non, cioè, noi così, in questo modo, possiamo operare, no? Possiamo raggiungere le grandi specificità tecniche, possiamo essere individualmente dei... i migliori in un certo settore,
riusciamo a capire quale può essere un contributo tecnico di alto livello, sappiamo perfettamente come restaurare casomai un oggetto, un monumento, insomma, però alla fine la corruzione è talmente violenta, è talmente forte, che questo oggetto diventa non oggetto di un restauro, ma oggetto di speculazione. Di una speculazione basta. Scusate se sono stato così. Ci ha portato terra a terra. Con quanto la distanza tra quello che è il mondo delle competenze tecniche e poi la realtà dei fatti italiana. Qui non ci sono più i politici per discuterne e quindi dobbiamo... Forse non a caso non ci sono. Sentiamo un'altra esperienza. Professor Marcello Rotili, Università di Napoli. Grazie. Mi è parsa un'ottima idea quella di organizzare questa tavola rotonda, dato anche il contesto. E negli interventi, nell'intervento di apertura del professor Brogiolo e nel successivo intervento del collega Peduto, sono emerse tematiche di ogni tipo. Brogiolo ha offerto un quadro posizioni e conoscenze attuali sul problema della prevenzione, della valutazione del rischio sismico e degli interventi che bisognerebbe prevedere e che purtroppo si attuano solamente, il più delle volte, solo a catastrofe avvenuta. Infatti molto spesso, troppo spesso, l'evento calamitoso, per quanto in certi contesti possa essere anche prevedibile, se non circa la tempistica che esso avrà, ma tuttavia sappiamo che appunto ci sono zone esposte al rischio di frane, di allagamenti, al rischio sismico appunto, ma dicevo, troppo spesso l'evento calamitoso stravolge improvvisamente, quando uno meno se l'aspetta, la normalità della vita, una normalità di cui purtroppo non è parte, nella sostanza, nella realtà dei fatti, non è parte tutto quello che il professor Brogiolo ci ha elencato, e cioè tutta quella azione conoscitiva e preventiva che possa in qualche modo consentire di controllare e prevenire il rischio sismico. Certo, se tutti i monumenti o gran parte dei monumenti avessero subito nel corso del tempo, dei decenni, nel corso della normale attività degli organi di tutela, una analisi stratigrafica e delle tecniche costruttive, degli interventi a presidio previsti sin dalla fase di costruzione o in occasione di eventi sismici successivi, e l'analisi dei monumenti aquilani che ci ha offerto il gruppo, il professor Redi con il suo gruppo, è un esempio di quello che in teoria dovrebbe essere stato fatto in passato. Tutto ciò di fatto nella normalità delle cose non esiste. Oggi sono state formulate delle linee guida, ma a quanto pare, in mancanza di norme attuative, si tratta per ora di un libro dei sogni che speriamo si possano avverare quanto prima. E quindi in che situazione ci si viene a trovare di fatto? Di dover intervenire nella situazione di emergenza a catastrofe avvenuta. Questo capita in moltissimi casi, capita, lo abbiamo visto, con le alluvioni, con le frane, in parte per la cattiva cura che si è avuta negli ultimi decenni, soprattutto del nostro territorio, in parte per la incapacità dell'amministrazione pubblica di attuare tutti quegli interventi conoscitivi e di prevenzione che sarebbero auspicabili. Si interviene dunque a catastrofe avvenuta.
E a catastrofe avvenuta spesso, come sappiamo, sorgono contese fra istituzioni, conflitti che il più delle volte ostacolano con tentativi di esclusione. Purtroppo è storia del nostro paese. Conosciamo fin troppi casi nei quali non è stata nell'immediato attuata quella sinergia che avrebbe potuto limitare il danno anche a catastrofe avvenuta, perché non dimentichiamo che il terremoto fa danni, ma spesso fa più danni l'intervento umano successivo. Per l'esperienza che ho di quello che è avvenuto nel cratere tra Irpinia e Basilicata nel 1980, posso dire che molti edifici che probabilmente avrebbero potuto essere salvati sono stati demoliti sbrigativamente, con incoscienza, con superficialità. Forse c'è anche una giustificazione nell'emergenza, nella difficoltà del momento, tra l'altro in un inverno che ricordo essere stato freddissimo, quindi in situazioni di oggettivo disagio, però di fatto sono stati compiuti degli interventi sui quali probabilmente si sarebbe dovuto riflettere un po' di più. Non è avvenuto nella generalità dei casi, per fortuna, e posso testimoniare che in alcune circostanze gli enti preposti sono intervenuti con a distanza di un po' di tempo, sono intervenuti con criterio, non sempre, ma sono talvolta intervenuti con criterio e hanno determinato poi delle soluzioni, hanno prodotto delle soluzioni accettabilissime e anche molto positive in certi casi. Non è la generalità dei casi, ma questo è avvenuto. L'analisi stratigrafica delle architetture che dei monumenti, che dovrebbe avere carattere preventivo, viene dunque eseguita in molti casi a catastrofe avvenuta, ed è comunque un momento conoscitivo e secondo me anche di orientamento degli interventi tecnici di restauro. Per carità, non intendo sostituirmi ai tecnici, però la constatazione degli interventi eseguiti dopo catastrofi precedenti, l'ultima avvenuta, spesso è di indicazione per dire la tecnica della foderatura dei muri, del raddoppio dei muri, insomma, varie tecniche che si seguivano e si ponevano in opera per riprendere edifici danneggiati, sono tutti elementi di conoscenza che vengono fuori dall'intervento a catastrofe avvenuta. Aggiungo che l'intervento a catastrofe avvenuta, anche nella mia personale esperienza, ha prodotto dati di conoscenza notevoli nei casi in cui si è potuti intervenire, superando peraltro conflitti tra soprintendenze. Io mi sono visto persino contestare di non aver richiesto la concessione di scavo mentre il mio dipartimento interveniva su incarico di un'altra soprintendenza proprio in una situazione di emergenza. Ovviamente soluzione che si è risolta con una lettera, però un fastidio in più che ha distratto energie dal lavoro. Bene, l'intervento d'emergenza, voglio dire, accennavo poc'anzi, ha prodotto e produce, suscettibile di produrre grandi risultati in termini di conoscenza, se all'analisi stratigrafica, nel momento in cui si interviene sulle fondazioni dell'edificio per valutarne la recuperabilità e quant'altro, per gli interventi tecnici previsti, se questo intervento viene condotto con tecnica stratigrafica, parlo proprio dello scavo oltre che dello studio stratigrafico delle murature,
se tutto ciò viene fatto, il lavoro viene eseguito a regola d'arte, le possibilità di conoscenza, aggiungendo ai piani geologici, le possibilità di conoscenza veramente si moltiplicano e ne abbiamo avuto degli esempi. Io personalmente ho l'esperienza del castello di Sant'Angelo dei Lombardi, non è l'unico edificio sul quale sono intervenuto, che il comune voleva abbattere per ricostruire la sede del tribunale, perché il castello era sede del tribunale fino al giorno e dell'archivio notarile fino al giorno del sisma. L'intervento d'emergenza peraltro a distanza di qualche anno, intendiamoci bene, nel momento in cui l'istituzione pubblica aveva addirittura deciso di procedere alla demolizione, ha permesso di salvare un monumento che inglobava l'edificio impropriamente definito castello, di fatto una residenza aristocratica della fine del 4 inizio 500, che aveva però inglobato i resti del castello normanno e della cattedrale dell'età di Gregorio VII, di cui si era persa completamente la memoria, perché poi sostituita nel 500 da una nuova cattedrale dopo il terremoto del 1456 e il successivo sisma del 1466. Ma senza inoltrarsi in dati di dettaglio, voglio appunto sottolineare come la sinergia fra istituzioni che non dovrebbero litigare e contestarsi a vicenda, come in certi casi avviene, è in grado di produrre, e la sinergia con altre istituzioni come l'università è in grado di produrre effetti di conoscenza e di salvaguardia. Certo, sarebbe preferibile che tutto ciò avvenisse a monte, prima ancora della catastrofe naturale, ma come dire, si interviene sempre dopo l'ultimo terremoto e quindi si recupera quello che è recuperabile. È una situazione, come dire, di scarsa sistematicità che purtroppo distingue il nostro paese. Vorremmo di meglio, ma almeno noi archeologi credo che dovremmo tenere duro anche rispetto, ma tenere duro non per, lo dico per ragioni polemiche, ma dialogare, ecco, invitare al dialogo i tecnici, le istituzioni, spiegando, chiarendo quale può essere il contributo alla conoscenza del monumento e di quello che esso cela al di sotto delle sue strutture il più delle volte, e far capire appunto che tutto ciò può essere molto utile ai fini del restauro e della successiva valorizzazione di un complesso monumentale, di un sito, e quindi credo che il dialogo ancora una volta possa essere il migliore strumento per collegare e far lavorare insieme competenze diverse. Bene, il quarto intervento di un archeologo è di Sauro Gelichi, che per ultimo ha subito l'evento sismico, lui abita a Ferrara, ma evidentemente di questi problemi si è occupato anche in precedenza. Devo dire che quando Fabio Redi mi ha chiesto di partecipare a questa tavola rotonda, e lo ringrazio di questo invito che ho apprezzato molto, ho pensato qual è il motivo, perché Cempiato è stato benevolo nei miei confronti. Io in realtà non mi sono occupato nel passato di terremoti, anche se faccio l'archeologo ormai da molti anni, quindi ho una certa dimestichezza con l'archeologia del costruito. Allora, dicevo, per quale motivo Fabio Redi mi ha invitato a questo incontro, poi ho pensato, ma forse mi ha invitato non tanto come esperto di terremoti, ma come rappresentante di terremotato. E quindi, insomma, in questa veste credo di essere pienamente legittimato a questa, diciamo, a essere parte di questa tavola rotonda, insomma.
al di là delle battute, credo ci sia davvero poco da aggiungere a quello che è stato detto dai miei colleghi, perché insomma, se non riprendere alcuni aspetti che sono stati un po' toccati da tutti e tre gli interventi, in particolare la storia che Gian Pietro Abrugiolo ha fatto in sintesi del rapporto archeologia, archeologia del costruito e come si è interfacciato a poi nel tempo con i problemi dello studio dell'analisi sismica sui monumenti, credo sia come dire, ampiamente dettagliata e pienamente condivisibile, quindi non è il caso di riprenderla. Magari ci si può chiedere come mai ci sia stato, comunque continua ad esserci un certo ritardo da parte dell'archeologia del costruito nel elaborare strumenti di analisi o approcci tridimensionali all'oggetto, quando l'archeologia di per sé lavora sul tridimensionale, non è che noi scavando lavoriamo sul bidimensionale. Quindi, però si tratta, ripeto, sempre di riflessioni su come una disciplina nel tempo si è sviluppata e si è organizzata e poi ha avuto relazioni anche con altri ambiti disciplinari. Non c'è dubbio che un'analisi stratigrafica, e abbiamo avuto degli esempi oggi nell'intervento appunto degli amici aquilani, non c'è dubbio che un'analisi stratigrafica preventiva arricchita anche di quelle notazioni più specificamente legate all'individuazione dei segni di un diciamo che sono stati provocati da interventi sismici è fondamentale su due piani. Uno, ovviamente, quello più banale della ricostruzione storica di quel monumento, di quel complesso di monumenti, di quell'abitato, dipende dalla scala del nostro approccio, che è poi l'obiettivo finale che noi abbiamo quando facciamo un'archeologia del costruito, e dall'altra parte poi è, e lo abbiamo visto in maniera concreta, anche un indicatore prezioso in una come dire, nella indicazione di quali possono essere delle criticità del monumento e sulle quali poi si possono attuare quei presidi, tra virgolette, che dovrebbero in qualche modo garantirne o preservarne o comunque limitare i danni in occasione di future scosse sismiche. Tra l'altro, vedendo un po' gli esempi che faceva vedere stamani Fabio Redi, mi chiedo se la ripetute cedimenti negli stessi punti non siano la causa di una debolezza originaria, o siano invece la causa di una debolezza che è venuta successivamente, cioè di ripresa. Cioè, ecco, quindi voglio dire, bisogna anche valutare questi aspetti, mi sembra siano molto interessanti proprio per appunto in funzione di una attività di presidio su questi monumenti. Altrettanto importante è poi, purtroppo, nel momento in cui questi presidi non possono essere messi in atto preventivamente, come abbiamo visto anche nel caso dell'Aquila, ma come abbiamo visto anche nel caso della regione in cui io vivo, a cui abbiamo fatto riferimento, insomma, molti monumenti dell'area modenese e ferrarese sono andati completamente distrutti o quasi completamente distrutti. Dicevo, quindi la cosa c'è tutta poi un'attività che comunque si può sempre attuare a dramma avvenuto. Ecco, e io mi chiedo davvero come sia possibile pensare che purtroppo anche nella drammaticità di un evento è distrutto in maniera così pesante la città dell'Aquila, questa non possa davvero diventare un luogo dove di avanzato di sperimentazione, diciamo, per costruire, diciamo, metodi, tecniche e anche soprattutto per costruire protocolli di comportamento tra professionalità diverse diciamo, per il futuro. Quello è chiaro che naturalmente i danni che sono stati provocati all'Aquila sono per molti aspetti anche irrimediabili, quindi è chiaro che però si può comunque cercare di come dire, utilizzare in qualche modo questa situazione per come dire, trarne per farne appunto, come dicevo, un luogo di sperimentazione su scala urbana che potrebbe essere davvero d'esempio per il paese e anche non solo per il nostro paese. Quindi il mio augurio davvero che faccio è questo, insomma, che da una situazione così drammatica e così tragica si possa, se non altro, poter farne anche un esempio poi virtuoso. E mi sembrava fossero anche un po'
sul piano politico, gli intendimenti che stamani ho sentito nelle parole dell'assessore. Tornando così alla poca esperienza che ho avuto modo, ma davvero da spettatore di quello che è successo in Emilia Romagna in questi giorni, posso dire che non ho avuto la percezione che dopo questo terremoto ci sia stata una grande discussione su queste tematiche. Insomma, mi pare la discussione si sia sostanzialmente incentrata su due aspetti in cui la parte archeologica c'entra spesso abbastanza poco. Il primo è stata tutta una grande dibattito su demolire e ricostruire. Nessuno ha pensato assolutamente a intervenire comunque con analisi conoscitive di questo tipo sui monumenti. E l'unica, ma qui non so, qualcuno mi corregga se eventualmente altre formazioni diverse da quelle che ho io, l'unica invece intervento archeologico è stato un banale intervento di raccolta in maniera anche abbastanza sommaria di quello che era accaduto, contravvenendo anche a quell'osservazione che faceva Gian Pietro prima sulla invece forse utilità. Certo, non sempre, poi esiste anche un problema sempre di bilanciamento di tempi, risorse, necessità della collettività, sono tutti aspetti che bisogna tenere, però insomma esiste anche la possibilità di un intervento archeologico sui danni che sono stati prodotti e quindi di applicare anche i nostri metodi e non fare un'operazione di semplice raccolta di alcuni manufatti che ci sembrano più interessanti di altri, mentre una ruspa opera nello spostamento delle macerie. Il problema, la cosa curiosa, non è tanto curiosa, è che, però da sottolineare, è che monumenti che sono caduti in Emilia Romagna, quasi completamente, o insomma in buona parte, cito i più famosi, la Rocca di Finale Emilia, vedete San Felice sul Panaro, la Torre dei Modenesi sempre di Finale Emilia, e quelli che hanno avuto anche danni consistenti, erano tutti monumenti restaurati. E restaurati anche in anni recenti. Cioè, quindi, insomma, non sono monumenti lasciati all'incuria, non sono le case coloniche ruderi o le case coloniche della campagna modenese che sono venute giù perché erano già fatiscenti, perché bastava un colpo di vento e sarebbero venute giù. Erano monumenti che erano stati restaurati, anche utilizzati, anche, rifunzionalizzati. Quindi, evidentemente, in questo caso ci sono stati sicuramente dei problemi che significativi di non comunicazione, di non utilizzo di questi strumenti in maniera preventiva, perché nessuno di questi monumenti che sono caduti aveva avuto un'analisi stratigrafica, cioè nei processi di restauro che sono stati attuati su questi monumenti nessuno di questi era stato previsto questo tipo di intervento. Ecco. Chiudo dicendo che il problema però è alla fine qual è? Il problema è che giustamente Paolo Peduto, anche Marcello, insomma, giustamente mettevano in evidenza come a livello tecnico si siano raggiunti, si può sempre migliorare chiaramente, però insomma, si siano raggiunti dei risultati significativi di analisi, di elaborazione anche teorica, oltre che metodologica, in questo campo. E io non dubito che nel futuro gli archeologi o chi lavora con questi metodi elabori strumenti ancora più sofisticati e quindi che ci aiuteranno ancora di più a preservare e a conservare i nostri monumenti. Quindi io questo non ne dubito. Però il problema resta alla fine un problema politico e resta un problema anche di funzione, collocazione della figura dell'archeologo all'interno della collettività in generale. Questo credo sia alla base di tutte le difficoltà che abbiamo, di cui abbiamo poi sentito parlare e di cui sono stati anche poi esposti alcuni specifici esempi. La funzione dell'archeologo all'interno di un processo di restauro dei monumenti era un problema che si poneva già negli anni 70, quando l'archeologia dell'architettura quasi non esisteva e si poneva magari soltanto per l'archeologia del sepolto. Ricordo che alla fine degli anni 70, appunto, ci fu un incontro molto importante organizzato dalla rivista Archeologia Medievale che
aveva già messo a fuoco queste tematiche che si, diciamo, aveva posto all'attenzione di architetti, ingegneri, restauratori, eccetera, politici. Ecco, la collocazione, dove stanno gli archeologi nei processi di restauro dei monumenti storici? Questo succedeva nel 1978 a Raballo, c'ero anch'io, me lo ricordo, ero giovane ma me lo ricordo. Ecco. Allora il problema, certo, il sisma è un aspetto, come dire, diciamo importante, ma il problema è ancora più generale. E se non sciogliamo questo problema, e soprattutto se non sciogliamo il problema della figura professionale dell'archeologo e del suo riconoscimento nella collettività, credo che avremo sempre un potere di contrattazione, non solo di contrattazione, meglio di, come dire, indicazione di quali sono le esigenze dell'archeologia, debole, poco forte. Questo è il problema. Conteremo sempre poco, naturalmente poi all'interno di un quadro più generale che è stato sufficientemente descritto e sul quale ovviamente non mi soffermo ulteriormente, perché insomma sarebbero solo commenti scontati. Però credo che il problema resti questo, e mi pare che da questo punto di vista noi come collettività di archeologi non facciamo assolutamente nulla. I medievisti un po' di più, ma gli altri, io vorrei sapere i nostri colleghi dove stanno. Si parla di archeologia pubblica, l'archeologia è pubblica di per sé, ha un senso se ha un rapporto con la collettività, se è al servizio di un problema, se no l'archeologia non esiste. E quindi se noi non riusciamo a come dire, risolvere questo problema in generale, credo avremo anche scarsa possibilità di far valere le nostre ragioni in situazioni come quelle aquilana o come quella che mi riguarda direttamente nel Ferrarese. Non si può non condividere questa analisi. È il sistema paese che non pensa a un futuro, diciamo, nemmeno un futuro lontano, ma nemmeno un futuro a media gittata. È impensabile che siano gli archeologi che suppliscano a quella mancanza di serietà, di eticità, di discussione critica che drammaticamente il nostro paese continua a dimostrare, risolvendo il tutto nel teatrino della politica che ci viene somministrato quotidianamente. Qui gli archeologi hanno finito la loro parte, la prima parte di questa tavola rotonda. Ora tocca ai tecnici. Io comincerei a dar la parola, se non altro perché ha una visione più generale, essendo un geofisico, a l'ingegnere, suppongo, dottor geologo, Fabrizio Galdini, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non funziona? Sì, allora funziona. Sì, dunque, come diceva prima il professor Brogiolo, ovviamente il ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia porta poi alle tematiche della prevenzione la conoscenza della sismicità territoriale, della distribuzione della sismicità, dei picchi di sismicità e via dicendo. Poi in particolare chi vi parla ha anche avuto la fortuna dalla prima metà degli anni 90 di avere una collaborazione praticamente continua col mondo dell'archeologia, con gli archeologi, perché uno dei filoni di ricerca è quello proprio più tipicamente geoarcheologico nella prospettiva della definizione, della caratterizzazione delle catastrofi naturali di un passato poco noto alle fonti scritte, quindi ecco l'interesse per l'archeologia. Quando il professor Redi mi ha chiesto di intervenire nella tavola rotonda, io mi sono posto anche il problema di chiarire a me stesso qual è un pochino la logica del mio rapporto con il mondo della prevenzione che abbia a che fare con i beni culturali. E allora ho cercato di rappresentare questa mia esperienza in una semplice diapositiva, che è questa, che adesso provo a proiettare. In pratica, se noi vediamo la prevenzione del patrimonio culturale come elemento cardine di tutto un sistema che ha poi nei riferimenti normativi
varati o non varati dal codice, alle più volte citate e anche in parte criticate linee guida, alla documentazione ICOMOS e via dicendo. Un aspetto centrale, essendo uno dei cardini, ovviamente nell'ambito della tutela e della valorizzazione, ecco che, come anche gli altri hanno detto in precedenza, la conoscenza degli eventi naturali con gli effetti al di sopra della soglia del danno hanno un ruolo determinante nel procedere in maniera anche quantitativa alla prevenzione, alla prevenzione di un monumento, alla prevenzione di un sito archeologico e via dicendo. Ora, come anche sottolineato dal professor Brogiolo in precedenza, questo non è argomento di una competenza in particolare, è argomento di una interazione, presuppone quella sistemicità, diciamo, della cultura, con un approccio a un problema così complesso come quello della prevenzione, che coinvolge tantissimi attori con differenti competenze. Ovviamente gli archeologi, la più volte citata archeologia dell'architettura, con le sue relazioni dirette con il mondo della storia, con l'ingegneria strutturale, e le scienze della terra. Ecco, le scienze della terra si pongono, a mio parere, accanto, lo vedo, all'archeologia dell'architettura. In che senso? Nel senso che l'archeologia dell'architettura agisce sul o dentro all'emergenza architettonica di cui si vuol parlare, trattare di prevenzione, e le scienze della terra si pongono accanto, nell'intorno, al di fuori di quella emergenza, per caratterizzare gli eventuali rischi naturali che possono interferire, o hanno interferito in passato e potranno interferire in futuro, con quel monumento, con quel sito archeologico, eccetera. In sostanza, quindi, le scienze della terra caratterizzano le tracce degli eventi catastrofici del passato e definiscono la fragilità territoriale. Sono il complemento dell'archeologia e dell'architettura, in questo senso, a caratterizzare quelli che sono i rischi cui con cui può in qualche maniera interfacciarsi nella sua storia l'emergenza. Ora, se io vado a prendere, ecco, questo insieme di conoscenza degli eventi naturali e di ingredienti che contribuiscono a definirlo, evidentemente questo oggetto qui, ed ecco il mio punto di vista, il mio interesse, non è soltanto quello che ha l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di fornire un servizio, ovviamente, al mondo della tutela, al mondo della valorizzazione dei beni culturali, ma c'è evidentemente anche delle ricadute scientifiche. Lo ha certamente per quello che riguarda il mondo dell'archeologia, perché è chiaro che la conoscenza degli eventi naturali, con effetti al di sopra della soglia del danno, è un elemento che caratterizza e aiuta a definire quella che è la storia, per esempio, di un sito archeologico. È in sostanza qualcosa che getta luce su quello che può essere la ricostruzione che è propria della ricerca archeologica su un sito archeologico. Ma, e qui vado più direttamente ai miei interessi diretti, quando io ho questa collaborazione col mondo dell'archeologia, io cerco di acquisire informazioni sulle tracce degli eventi sismici del passato per ampliare dei cataloghi sismici o dei cataloghi di altre catastrofi naturali. In campo sismologico si parla, ad esempio, di archeosismologia, e ampliare, diciamo, verso tempi indietro, secoli passati, per cui, come dicevo all'inizio, conoscenza diretta dalle fonti scritte poca se ne ha, o addirittura non se ne ha per niente. Qual è la funzionalità, qual è la prospettiva di questo tipo di approccio? È evidentemente quella di giungere attraverso l'ampliamento della conoscenza dei terremoti del passato ad una migliore valutazione della pericolosità sismica, intendendo per pericolosità una grandezza, non è la pericolosità in senso qualitativo. La pericolosità è una grandezza, si misura in probabilità di accadimenti, di scuotimenti al di sopra di una certa soglia, che si misurano in percentuali di G, dell'accelerazione di gravità, in un arco temporale definito. Cioè è una grandezza, diciamo, matematica, una pericolosità sismica, che porta poi evidentemente ai modelli di pericolosità a livello territoriale, che ha poi delle ricadute sulla pianificazione dell'uso del territorio.
Ovviamente poi quando io ho una pericolosità sismica definita, quando sono in grado, per esempio, grazie a queste informazioni sulla frequenza dei terremoti, di cui ho evidenza anche dalle indagini archeologiche, sono in grado nuovamente di tornare al discorso della prevenzione del patrimonio culturale, perché quella pericolosità sismica, gli scenari di danno, gli scenari di scuotimento al sito, ovviamente in caso di terremoti, contribuiscono anche quelli, sono prodotti finiti che contribuiscono anche quelli al quadro di prevenzione. Voglio sottolineare un'ultima cosa, cioè il fatto che questi modelli territoriali di pericolosità hanno quindi ricadute evidenti sull'uso del, sulla pianificazione dell'uso del territorio, per esempio in termini di edilizia, di edificazione e via dicendo, no? Le norme tecniche per le costruzioni sono il frutto di una traduzione in senso applicativo di mappe di pericolosità sismica alla scala nazionale, della mappa di riferimento redatta dall'INGV nel 2004. Ecco però che come percorso logico, e questo io ci tengo particolarmente a sottolinearlo, l'evento sismico che viene identificato dall'archeologo in una stratigrafia archeologica ha logicamente, poi ne possiamo discutere su un piano di pratica, ha logicamente una ricaduta sui modelli territoriali di pericolosità sismica, ha logicamente, in teoria la ha, una ricaduta magari di ordine ennesimo nella pianificazione dell'uso del territorio. Quindi quando un archeologo parla di terremoti nelle stratigrafie archeologiche, a mio parere deve essere oggi cosciente che lo fa sia in un'ottica, cioè lo fa con delle ricadute pesanti, che sono quelle della prevenzione del patrimonio culturale, e quindi per esempio al sito archeologico in cui viene identificato nella stratigrafia archeologica quel terremoto, ma lo fa anche in una prospettiva più ampia, che è quella di un territorio, che è quello di una regione, di un ampio settore di territorio, perché soprattutto se parliamo di terremoti, non dimentichiamo che il terremoto è tipicamente areale, territoriale, non interessa soltanto un punto. Ora, è evidente che questo rappresenta un'intelaiatura abbastanza complessa, e il professor Redi mi ha chiesto, dice, ma tu cosa ti aspetti da archeologi? Io per esempio mi aspetto ovviamente non, come già è stato anche sottolineato giustamente dal professor Brogiolo, che l'archeologo abbia la competenza per risolvere questi problemi. Ma io mi aspetto dall'archeologo un'apertura mentale, una capacità di visione delle cose più ampia di quella strettamente legata, per esempio, alla stratigrafia archeologica. Cioè che venga a far parte del mondo dell'archeologia, del DNA dell'archeologo, anche questa visione sistemica, questa visione multidisciplinare, che poi è garanzia di approccio al problema della prevenzione, direi garanzia totale. Ora, direi che per ora mi posso fermare qui. Questo insomma è più o meno una questione che è abbastanza interessante a mio parere. Quello che emerge anche da questo tavolo è che tutti quanti insomma i relatori hanno parlato in maniera, direi, abbastanza, sì, a me è sorpreso questo, perché io vengo da un'esperienza che è diversa da quella dell'archeologia, però in pratica abbiamo detto, direi, le stesse cose. Quindi su un piano culturale, di cultura, siamo tutti quanti convinti di questo, e io vorrei capire perché spesso la prevenzione non è tradotta in pratica. Secondo me non è soltanto un fatto politico, secondo me c'è qualcosa d'altro. Cioè il fatto che per esempio il sito di montagna distrutto già dal terremoto venga ricostruito e non lasciato a paesaggio ruderale, che ha una sua dignità, certo, assolutamente, nasconde dietro altre cose che non sono soltanto la volontà politica, secondo me. Nel momento in cui, cioè, ci sono casi veramente interessanti anche nel territorio abruzzese di questo, siti archeologici che vengono musealizzati. Conso della Campania. Qui in Abruzzo ci sono, non li cito per motivi di tempo, no? Siti archeologici musealizzati con evidenze di ribaltamento di blocchi, ma di tonnellate, da una parete poco sopra.
tentativi di ricostruzione simili a quelle che citava lei del castello e via dicendo, in ambiti che hanno subito distruzione dal terremoto del 1915, valutati con il 10º/11º grado della scala Mercalli, senza che nessuno si sia posto il dubbio, ma perché è stato distrutto e ha avuto un 10º/11º grado della scala Mercalli, quello che c'era prima là? E allora, perché dovrei andare a ricostruire ciò che ha subito un 10º/11º grado? Forse ci sono delle ragioni geologiche per cui ciò è avvenuto. E infatti, amplificazioni del moto forte del suolo pazzesche, e però si è provveduto a recuperare, a ricostruire, a tentare di fare alberghi diffusi e quant'altro, insomma, queste strutture qui. Grazie. Il dottor Galladini ha sottolineato l'importanza dell'informazione archeologica per capire aspetti più generali della diffusione delle aree sismiche. Io credo che sia anche un'opportunità per gli archeologi. Spesso ci lamentiamo che non abbiamo sbocchi professionali. Il dottor Galladini ne ha indicato uno. È chiaro che occorre uscire dalle logiche teorico-metodologiche che hanno accompagnato sinora l'archeologia dell'architettura. Ma credo che questa sia una pista da percorrere. E ora do la parola all'ingegnere strutturista, direttore del Dipartimento di Ingegneria, Costruzioni, eccetera, eccetera, Università dell'Aquila, Dante Galeotta, che è un protagonista qui della ricostruzione. Speriamo. All'Aquila. Ringrazio innanzitutto per avermi invitato. Io cercherò brevemente di così illustrarvi l'approccio metodologico che stiamo seguendo come Ateneo dell'Aquila nello studio degli interventi di miglioramento di alcuni edifici importanti, di importanza storica dell'Aquila. In particolare alcuni di questi sono di proprietà dell'Ateneo. Ho bisogno di alcune slide per illustrarvi un po' tutta l'attività che stiamo svolgendo. Ecco. Allora, valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale. Ovviamente necessità di mantenere e trasferire il patrimonio culturale alle generazioni future, necessità di assicurare un'adeguata resistenza sismica al fine di ridurre il livello di rischio agli occupanti. Ecco, questo è un fatto importante, perché noi avrete notato, prima io ho parlato di miglioramento sismico ma non di adeguamento, perché quando si opera su edifici storici, edifici antichi, difficilmente si riesce a ottenere l'adeguamento, a meno di non stravolgere completamente l'organismo strutturale preesistente. E questo che significa? Significa il miglioramento, noi otteniamo una sicurezza superiore a quella che aveva l'edificio prima del sisma, ma certamente non è l'adeguamento. Questo è importante capirlo anche per l'utilizzo futuro poi di quegli edifici. Ecco qui un'immagine un po' forte, questa di sinistra, rappresenta l'interno di Palazzo Carli. Era la sede del rettorato proprio al centro dell'Aquila, forse il professor Redi ieri ve l'ha fatto vedere. Siete entrati pure dentro? Ecco, se oggi entrate dentro, l'edificio è stato messo in sicurezza, è una selva incredibile di puntelli, e immediatamente dopo il sisma si presentava in queste condizioni. Vedete, questa zona qui rappresenta il corridoio che dava accesso poi all'aula del Senato Accademico, alla stanza del Rettore, ecco come si presentava. Capite, i problemi poi di intervento su un edificio di questo tipo non sono semplici. Purtroppo temo, data la situazione dell'Aquila, la situazione nazionale, noi stiamo recuperando gran parte degli stabili dell'Ateneo dell'Aquila. L'Ateneo dell'Aquila aveva ed ha una proprietà edilizia molto importante.
Temo che per Palazzo Carli i tempi saranno molto lunghi, credo che rimarrà in quelle condizioni, anzi peggiorerà nel tempo, perché non ci sono i fondi per poterlo restaurare. La redazione del progetto di miglioramento. Guardate, innanzitutto c'è incertezza sulla resistenza effettiva dei componenti strutturali, difficoltà nello scegliere il metodo di analisi strutturale appropriato al caso in esame, difficoltà nel selezionare un sufficiente livello di sicurezza sismica che non comporti interventi troppo invasivi nei confronti della costruzione, scelta di appropriate tecniche di intervento caratterizzate da un buon livello di reversibilità. Adesso non entro in questi particolari perché non voglio tediarvi e poi il tempo ormai è tardi. Il percorso della conoscenza, si è parlato moltissimo negli interventi che mi hanno preceduto sulla necessità di conoscere l'organismo strutturale, la storia dell'organismo strutturale sul quale si interviene. Quindi vedete, ho sintetizzato un po' le fasi che uno deve percorrere, identificazione della costruzione, caratterizzazione funzionale dell'edificio e dei suoi spazi, rilievo geometrico, analisi storica degli eventi e degli interventi subiti, rilievo materico costruttivo e dello stato di conservazione, caratterizzazione meccanica dei materiali, terreno e fondazioni di grandissima importanza, monitoraggio poi dell'organismo strutturale. Bene, qui io salto un po' di immagini per non appesantire troppo la trattazione. Qui vedete delle fasi che noi abbiamo percorso relativamente al un edificio molto importante ad Aquila, il Palazzo Camponeschi, era la sede della facoltà di lettere, è un edificio di proprietà dell'Ateneo dell'Aquila e che presto sarà restaurato. Rilievo geometrico, rilievo della geometria complessiva dell'organismo, rilievo degli elementi costruttivi, murature, volte, coperture, identificazione dello schema strutturale resistente, molto importante, identificazione dei rapporti geometrici tra gli elementi resistenti e le masse portate, finalizzati alla definizione di un modello strutturale affidabile. E qui vorrei sottolineare delle cose che ha detto prima il coordinatore di questa tavola rotonda quando ha parlato proprio di analisi strutturale, quando ha parlato di cinematismi. Beh, un grosso problema oggi che abbiamo quando noi effettuiamo l'analisi strutturale di una costruzione antica, ancorché benché noi abbiamo a disposizione ormai degli strumenti di calcolo estremamente sofisticati, però non sempre questi strumenti di calcolo riescono a rappresentare la realtà dell'edificio antico, perché non riescono a cogliere la storia che ha subito quell'edificio antico. Quindi vanno presi con estrema cautela certi risultati. Rappresentazione del quadro fessurativo, individuazione delle cause e delle possibili evoluzioni delle problematiche connesse con i meccanismi di danno attivati. Ecco, qui vedete un po' il rilievo di Palazzo Camponeschi nelle varie elevazioni. Qui vedete altri risultati ottenuti proprio da un rilievo laser scanner tridimensionale relativamente a Palazzo Camponeschi, che consente di avere non solo la caratterizzazione geometrica dell'edificio, ma anche lo stato di danno nei vari elementi strutturali componenti l'edificio. Qui voi vedete delle immagini suggestive, ma niente di più, rappresentano delle immagini del laser scanner relativamente alla scuola del Mondo de Amicis che abbiamo pure della quale ci siamo interessati, e queste immagini così suggestive derivano dalla riflettanza delle pareti che danno luogo a queste costruzioni. Ecco qui Palazzo Margherita, anche questo un edificio che noi abbiamo del quale ci siamo interessati, e questo è il campanile di Sant'Agostino in Emilia Romagna che abbiamo esaminato qualche tempo fa con la laser scanner. Ma a fronte di queste immagini suggestive, il rilievo laser scanner, perché sottolineo questa metodologia, perché oggi abbiamo a disposizione degli strumenti estremamente sofisticati che ci consentono, per esempio
il laser scan 3D, di effettuare il rilievo molto preciso di tutte le superfici esterne, delle superfici interne e poi di ottenere le sezioni a qualsiasi quota, le sezioni orizzontali e verticali. Abbiamo queste abbiamo la possibilità anche nella caratterizzazione meccanica dei materiali di avvalerci di tecniche anche in questo caso estremamente sofisticate e che ci consentono una maggiore conoscenza dell'organismo strutturale. Ecco, qui vedete dei risultati per esempio su Palazzo Camponeschi relativamente a delle scansioni termografiche. Palazzo Camponeschi è dotato di intonaco superficiale, quindi per vedere qual è la tessitura muraria bisogna rimuovere l'intonaco. Ecco, in una prima fase noi attraverso le scansioni termografiche riusciamo a leggere al di là dell'intonaco e quindi di effettuare una mappatura sulle aree delle superfici esterne, per esempio, per quanto riguarda l'omogeneità della tessitura muraria. Ancora potete vedere nella caratterizzazione delle murature le indagini soniche, sono una sorta di ecografia, quella che facciamo quando andiamo a fare i controlli medici, che però ci consentono di valutare l'omogeneità all'interno della struttura muraria. Ancora delle indagini endoscopiche, attraverso dei fori abbastanza sottili, poco invasivi, penetriamo all'interno dello spessore murario e lo riusciamo a definire, vedere di quanti strati è fatto, se si tratta di una muratura a sacco e così via. E poi si passa direttamente a delle prove invasive, sono le prove cosiddette di caratterizzazione meccanica della muratura attraverso i martinetti piatti. I martinetti piatti sono degli elementi molto sottili che vengono inseriti nella muratura attraverso due tagli. All'interno di questi elementi sottili viene o mandato olio impressione o aria impressione, si gonfiano praticamente questi elementi e provocano la rottura per compressione di questa porzione di muratura. È una porzione limitata, però si tratta sempre di una prova cosiddetta invasiva, quindi si ottiene la caratterizzazione della resistenza a compressione di quella muratura attraverso questa prova invasiva. Ancora più invasiva, ma sicuramente dà luogo a risultati molto importanti, è la prova di compressione diagonale. Vedete, in questo caso bisogna proprio evidenziare un pannello murario di dimensioni 1 metro per 1 metro. Attraverso questo martinetto viene sottoposto a compressione in questa direzione e questo provoca la rottura di quel pannello murario e la caratterizzazione del pannello murario anche dal punto di vista della resistenza a trazione di cui parlava il collega di Salerno quando ci ha detto: ma io conosco la resistenza a trazione del calcestruzzo intorno ai 40 kg a centimetro quadrato, che è bassa, tant'è vero nella teoria convenzionale della progettazione delle strutture in cemento armato si astrae completamente dalla resistenza a trazione, non si fa conto, figuriamoci la resistenza delle malte, è molto più bassa, però questo ci consente almeno di sapere quel tanto che resistono. Ecco, ancora nelle indagini non invasive abbiamo la possibilità attraverso scansioni radar sempre di caratterizzare la muratura dal punto di vista della omogeneità. Ancora, questo è argomento del collega che mi ha preceduto, bisogna caratterizzare il terreno di fondazione, in particolare vedete a Palazzo Camponeschi noi abbiamo fatto delle indagini profonde che sono arrivate a quasi 80 metri di profondità proprio per caratterizzare al meglio possibile il terreno di fondazione di questo edificio. Ultima fase interessante del percorso della conoscenza è il monitoraggio di queste strutture. Voi pensate dal rilievo del danno, dal rilievo geometrico alla costruzione, all'intervento di ricostruzione vero e proprio, passa molto tempo, nel caso dell'Aquila passeranno degli anni, e allora conviene tenere sotto monitoraggio questi organismi strutturali. E ci sono varie metodiche. Pensate, adesso non entro nei dettagli, ma Palazzo Camponeschi, la De Amicis, Palazzo Margherita, eppure la Basilica di Collemaggio sono state messe sotto monitoraggio dall'Ateneo dell'Aquila e quindi noi
costantemente misuriamo per esempio quello che può avvenire nei successivi scuotimenti sismici, misuriamo l'apertura e l'evoluzione dell'apertura delle lesioni e così via. Ecco, analisi strutturali, anche qui, ecco, qui appunto ricordavo quello che il problema che aveva sottolineato il coordinatore di questa tavola rotonda. Come dicevo prima, abbiamo la possibilità di far riferimento a analisi strutturali estremamente sofisticate. Ecco, come vedete in questo caso per Palazzo Camponeschi hanno messo in luce durante lo scuotimento sismico i movimenti principali che possono avere le murature e quindi i danni che poi possono avvenire su quelle murature. Però attenzione, come ho detto prima, questi modelli difficilmente riescono a cogliere la realtà di quell'organismo strutturale, perché difficilmente riescono a sapere qual è stata la storia di quell'organismo strutturale. Molto più semplici, ma sono modelli ai quali io do molta fiducia, sono quelli legati ai cinematismi di collasso. Immediatamente dopo il sisma, l'organismo strutturale denuncia quali sono le criticità di quell'edificio, e i meccanismi di collasso rappresentano sicuramente un metodo, un mezzo per poter garantire poi la sicurezza, un'adeguata sicurezza dell'organismo strutturale. Ecco, qui vedete modelli molto complessi, sono stati utilizzati modelli globali per Palazzo Margherita, per la Torre Civica, con i quali abbiamo cercato di studiare più a fondo possibile il comportamento in caso di scuotimento sismico. A questo punto la parte finale, rapidamente, soluzioni progettuali, tecniche di intervento. La scelta delle tecniche di intervento sarà valutata caso per caso, dando la preferenza a quelle meno invasive, tenendo conto dei requisiti di sicurezza e durabilità. La strategia di intervento può appartenere a una delle seguenti categorie o a combinazione di esse: rinforzo di parte o di tutti gli elementi resistenti, inserimenti di nuovi elementi compatibili con quelli esistenti, installazione di tiranti o cerchiature esterne, protezione passiva mediante isolamento alla base o inserimento di controventi dissipativi, riduzione delle masse, limitazione o cambiamento della destinazione d'uso del manufatto. Vedete, prima abbiamo visto Palazzo Camponeschi, abbiamo visto, ecco, un cinematismo di collasso che si è instaurato immediatamente dopo il sisma, riguarda questa estremità del lato settecentesco di Palazzo Camponeschi. Vedete, tutta questa zona si è staccata e tende a ribaltare. Allora, come fare a impedire il ribaltamento, a mettere in sicurezza questa parte dell'edificio? Lo abbiamo fatto attraverso la proposta di cerchiatura con nastri in fibra di acciaio. Io, scusate, li ho portati perché volevo che proprio materialmente poteste vedere, che molti già li conoscono ovviamente, ma non tutti sono a conoscenza di queste nuove tecnologie molto poco invasive. Come vedete è sottilissimo, poi viene ricoperto dall'intonaco, quindi non si vede niente. Si può incollare attraverso malta base calce, quindi assolutamente compatibile con la struttura preesistente. Vedete, questi nastri sono formati da una serie di trefolini sottilissimi di acciaio, acciaio ad altissima resistenza. È un acciaio che, pensate, ha una resistenza alla trazione che è dalle 4 alle 6 volte superiore al tondino d'acciaio che voi vedete nei cantieri, per esempio, usuali di cemento armato, di costruzione in cemento armato. Ecco, ancora, qui vedete, questo è uno stralcio di Palazzo Margherita, in particolare della Torre Civica. L'esterno della Torre Civica è caratterizzato da elementi squadrati in pietra di grosse dimensioni. Comunque, per mettere in sicurezza la Torre Civica non possiamo attaccare sopra dei nastri perché si vedrebbero. Allora, in questo caso, quale tecnologia abbiamo utilizzato? Quella che è stata ribattezzata del reticulatus. In che cosa consiste? Si effettua la ristilatura profonda
dei giunti di Malta, quindi vengono scalati per una profondità di 5-8 centimetri, vengono scalati tutti i giunti di Malta sia orizzontalmente sia verticalmente. Dopodiché all'interno di questi giunti vengono inseriti dei trefolini di acciaio. Ecco, guardate, sono elementi estremamente sottili. Per fare il negozio. Vedete, sono estremamente sottili, vedono poco, ma, se ma capire bene sono sottilissimi, vengono disposti sia verticalmente sia orizzontalmente in maniera da costituire una rete. In corrispondenza dei punti di incrocio vengono inseriti degli spinotti ancorati nella muratura, spinotti che hanno tra l'altro qui un rostro che mediante avvitatura mette in leggera tensione proprio tutta questa rete. È un po' quello che magari passando per le autostrade avete visto in maniera un po' più rozza, le gabbionate che reggono a fianco dell'autostrada, che reggono i paramenti in muratura. Ma l'effetto è notevole, perché dalle sperimentazioni che abbiamo fatto la muratura acquisisce una capacità portante notevolissima prima di collassare, ma veramente bisogna applicare delle forze notevolissime. Ecco, ancora qui vedete l'intervento fatto proposto per Palazzo Margherita, vedete tutta la superficie esterna è incatenata, c'è un incatenamento costituito da questi nastri in fibra di acciaio disposti sia verticalmente sia orizzontalmente, quindi che avvolgono sia esternamente sia internamente tutte le pareti dell'edificio e provocano proprio un incatenamento generalizzato. In più tutte le superfici murarie sono state placcate con reti in fibra di basalto. Le reti in fibra di basalto sono reti sottilissime, estremamente flessibili, sono ottenute dalla fusione della pietra di basalto e successiva filatura, e viene fuori un materiale che ha una resistenza elevatissima, ha una compatibilità con la struttura di base totale, e tra l'altro nessun materiale è inerte in natura, però sicuramente il basalto è uno dei più inerti, quindi non reagisce con sali e cose del genere. Ecco, quindi questo è un po' il panorama delle nuove tecnologie che noi oggi abbiamo a disposizione. Ci tengo a sottolineare che non sono solo queste le possibili modalità di intervento, assolutamente no, però certamente queste tecnologie ci offrono sicuramente delle possibilità notevoli per poter intervenire in maniera poco invasiva su strutture antiche. Ecco, io mi fermerei qui, avrei tante altre cose da dire, però non voglio andare oltre. Grazie. La capacità di sintesi in cui mezz'ora ci ha fatto un trattato di tecnologie innovative per il restauro architettonico. E dobbiamo passare molto rapidamente alla terza fase di questa tavola rotonda. Siamo un po' stretti con i tempi, ma do subito la parola al dottor Silvano Agostini, che è qui come ispettore della soprintendenza archeologica in rappresentanza del direttore regionale dei beni culturali, dottor Magani. Allora, in double phase comincio con col dottor Magani, che manda i saluti a tutti i partecipanti così, e mi ha pregato di leggere un breve intervento. Allora, in tutte le cose, specialmente nelle più difficili, non ci si deve aspettare di seminare e mietere nel medesimo tempo, ma è necessaria una lenta preparazione affinché esse maturino gradatamente. Con questa riflessione del filosofo inglese Francis Bacon si può sintetizzare il lavoro che mi appresto a presentare. A distanza di pochi mesi dal sisma dell'aprile 2009 fu elaborato il progetto Archeologia e Terremoto, da una comune idea della dottoressa Anna Maria Reggiani, già direttore regionale, e il direttore del CNR dell'Aquila, Gian Domenico Cifani, e da me ereditato e sostenuto anche con una corposa implementazione al piano di lavoro. L'evento sismico, come è noto, ha recato numerosi ed ingenti danni alle testimonianze culturali del territorio abruzzese ed in maniera più violenta a quelle del panorama aquilano, non solo artistico ma anche archeologico. Questa tipologia di beni, già di per sé vulnerabile, è stata colpita duramente dal terremoto e danneggiata in maniera spesso irreversibile.
Nell'immediata attenzione è stata rivolta prevalentemente su quei beni che erano a rischio di crollo o mettevano in pericolo vite umane, come chiese, palazzi, edifici pubblici e privati, intervenendo subito su tali contesti. In queste situazioni di emergenza si è dovuto porre l'archeologia in secondo ordine nella scala delle priorità. Nonostante ciò è stato improntato un lavoro di equipe per effettuare il rilevamento dei danni sui beni archeologici e per monitorare lo stato di fatto post-sisma, al fine di valutare concretamente le possibilità di azione. L'impegno riposto in questa attività è stato notevole ed ha riguardato una corposa operazione di ricerca bibliografica, ricognizione sul campo, documentazione grafica e fotografica, analisi del danno, verifica e confronto delle tecniche costruttive. Va sottolineato però che il grande merito di questo lavoro è stato quello di redigere una scheda di valutazione del danno sismico sulle realtà archeologiche, ancora mai realizzata in Italia e sperimentata in situ, calibrando tutti i parametri alle innumerevoli e peculiari esigenze. Un lavoro di ricognizione è durato 2 anni, confrontando circa un centinaio di realtà archeologiche con le loro diverse problematiche, che non si è fermata ad un ambito puramente teorico, ma ha fornito dati utili per la valutazione del livello di danneggiamento, per l'individuazione dell'attività da svolgere e, certo non marginale, per i costi da sostenere per un eventuale restauro e conservazione di tali beni. L'attività è peraltro già stata divulgata nel 14° convegno ANIDIS tenuto a Bari dal titolo Ingegneria sismica in Italia, in cui è stato presentato il contributo di sintesi dei risultati dal titolo Sisma Abruzzo 2009, archeologia e terremoto, strumenti per il rilievo del danno e della vulnerabilità dei beni archeologici danneggiati dal sisma. Tutto il lavoro fin qui svolto può essere considerato la base di partenza per affrontare qualunque attività relativa all'analisi e alla progettazione di intervento su una varietà di beni tanto complessa e rilevante del nostro patrimonio come quelli archeologici. Non va dimenticato infatti che i recenti dati sui flussi turistici pongono ai vertici delle preferenze proprio i siti archeologici, rendendoli quindi una risorsa economica di eccezionale rilevanza per tutto il Paese. Ritengo che a distanza di 3 anni dall'evento sismico, dopo aver condotto ricerche ed elaborato importanti strumenti di analisi, si possa cominciare ad intervenire su queste realtà in maniera incisiva. Fabrizio Magani. E adesso mi rimetto il mio vestito. Non so se quello che dirò rispecchierà pienamente quello che poteva essere il pensiero dei passati soprintendenti archeologi o di quelli futuri. Sono anch'io geologo, lavoro presso una soprintendenza archeologica ormai da forse più di 30 anni e quello che voglio dire sono veramente telegrafico, parte da alcune cose, dall'esperienza diretta nell'alluvione del 66 come volontario, nell'esperienza diretta nel 1976 nel terremoto del Friuli come volontario e poi negli anni successivi non più come volontario ma come funzionario del Ministero per i Beni e Attività Culturali. In particolare voglio riferirmi a quello che ispira quello che dirò, a quello che è avvenuto dopo il terremoto, un altro terremoto abruzzese del 1984 e in particolare a un progetto che fu portato avanti dalla Protezione Civile, dal Ministero del Lavoro, dal CNR, la sede dell'Aquila, Gruppo Nazionale Difesa dei Terremoti e dalle soprintendenze archeologica e per i monumenti. Inizialmente, o meglio, uno degli obiettivi era il censimento nelle aree dei comuni che ricadevano nelle aree a parco, censimento di tutti i beni culturali, parte dei quali doveva essere già nota. Già quel censimento portò, credo, se non voglio sbagliare, al raddoppio delle conoscenze dei beni culturali esistenti sul territorio. Ma non solo, in quell'ambito, mi ricordo, che furono formati delle persone che la finalità era quella di poter redigere delle schede. Proprio nell'ambito di quel progetto, ricordo molto bene, furono definite tante delle schede che adesso ho visto anche oggi pubblicate, le schede di danneggiamento, schede di sito archeologico, schede di sito geologico, eccetera, eccetera. E furono preparate tante persone che, devo dire, nel 2009, credo pochi nessuno, sono state utilizzate ai fini, decisione, cioè persone preparate. Persone, era legato, a un intervento essenzialmente di lavori socialmente utili, così.
però erano, come si dice, denari spesi in qualche modo dalla comunità, da vari ministeri, per preparare delle persone che in modo specifico non potevano redigere rapidamente delle schede e delle altre cose. E mi ricordo che fin da allora il dibattito su prevenzione, il dibattito su adeguamento, non adeguamento, eccetera, eccetera, un dibattito vecchio, veramente, ho sentito tutta una serie di ricordi, la Palloma, ma ce ne sono stati tantissimi. Addirittura i testi per quanto riguarda le linee guida, ci fu un primo documento quando c'era la commissione Gavarini, se non sbaglio, poi sono stati ripresi, eccetera, eccetera. C'è stato un progetto SISU nell'ambito del nostro ministero, che era del censimento e rilevamento delle strutture più importanti che potevano essere sottoposte, diciamo, esposte al rischio. Diciamo, sono stati spesi tanti denari. Sono d'accordo anch'io che gran parte delle responsabilità sono responsabilità politiche. Io non so se ci saranno in futuro, visto la situazione del paese, altrettanti denari di quelli che in qualche modo sono stati, diciamo, spesi forse non intelligentemente, per essere diplomatico. Così. E allora ripeto quello che ho sempre detto da lontano, diciamo, dal terremoto del primo in poi. Una delle cose più importanti da fare per il nostro patrimonio è la documentazione, ma detta non con la D minuscola o D maiuscola, ma documentazione a grandi lettere, dove devono partecipare uno sforzo, la documentazione di tipo interdisciplinare e all'interno della stessa disciplina archeologia anche tante competenze, specializzazioni di tipo diverso. Quindi dati soprattutto per la conoscenza, che è la cosa più importante, bene? Perché spesso e volentieri questa conoscenza sarà l'unica cosa che avremo che andrà a dare della memoria del bene che irrimediabilmente potrà essere distrutto, o perché ci ha pensato la calamità naturale, o perché non si è potuto più intervenire, eccetera. Anche su come intervenire, e i dati importanti, che dovrebbero anche far capire se il problema diventa un problema di adeguamento, e io metto tra parentesi di ricostruzione, perché l'adeguamento sui beni culturali è sempre ricostruzione, volente o nolente è ricostruzione, oppure debba in qualche modo entrare in quell'altra dimensione che è il restauro, e quindi con tutto ciò che implica il discorso del, diciamo, del restauro. Quindi la cosa importante è la documentazione, diciamo, portare alla memoria, perché probabilmente nelle generazioni future noi lasceremo soltanto che cosa? Dei libri di dati a Natale, perché li abbiamo stampati con il contributo delle fondazioni bancarie, e libri anche prima di una data legge, cioè prima della legge Ronchey, perché oggi col costo che implica il poter utilizzare fotografie, immagini con la legge Ronchey, i libri d'arte sono sempre più resti a chiamarsi tali. E quindi i disegni, le fotografie, così. E oggi come oggi la capacità che abbiamo tecnologica di avere della documentazione iper sofisticata, bene, e ci porta a delle cose. La documentazione poi la lego a un qualche cosa, al mercato del lavoro. Cioè la documentazione, rispetto a tanti interventi, ha dei costi con molti zero in meno, e può invece dare tanto, tanto lavoro alla disoccupazione intellettuale o non intellettuale che vogliamo. Bene. Nell'ambito della documentazione poi faccio anche un richiamo, prima di tutto ai miei colleghi funzionari archeologi, funzionari architetti, a chi sta nel mondo dell'accademia, così dobbiamo farci carico di assumerci le responsabilità e capire che per questa cosa bisogna fare dei passi indietro di egoismo, bisogna collaborare, lavorare insieme. Cioè capire che territori, non territori, già abbiamo comunale, non sono proprietà personali, non sono qualcosa, ma sono, come si dice, l'oggetto del servizio che siamo quotidianamente chiamati, diciamo, a salvaguardare per compiti istituzionali diversi, ma compiti sempre istituzionali. Un altro punto importante che esce fuori fortemente alla fine, ogni volta che abbiamo soprattutto terremoti, ma non solo, di calamità naturali, il problema di magazzini di emergenza che siano tali, quindi adeguati
qualche modo a contenere le operate o meno. Allora, con tutte le dismissioni che ci stanno, caserme in meno, tutta una serie di cose, questo paese c'ha anche bisogno di avere, come abbiamo pronte tende, come abbiamo pronte container e via così, ad avere dei magazzini posti in zone strategiche pronti per poter in qualche modo ospitare una cosa. Non nascondiamoci che l'Aquila abbiamo ancora oggi un problema di tutta una serie di elementi recuperati o che dovranno essere messi in qualche posto adeguato. Tra le varie calamità naturali, una che non viene detta ma che invece con cui cominciamo a fare i conti legato ai cambiamenti climatici più o meno così, e sono quelli cosiddetti idroclimatiche, cioè che cosa significa? Significa che da 3 anni a sta parte molti tetti che per esperienza o per calcolo dovevano sopportare certi carichi da neve cominciano ad avere dei carichi da neve che non sono più quelli per cui sono progettati. E tra questo ci abbiamo anche tutta una serie di edifici storici o meno. Questo è un'altra delle, può sembrare un fatto banale, ma un altro dei problemi da affrontare. Altri tipi di calamità esulano, diciamo, da quella che possiamo chiamare l'archeologia dell'architettura, che per certi aspetti è interessante anche in quell'ottica che qualcuno ha coniato un termine delle culture sismiche locali, perché c'è anche da capire che c'è anche questo livello in queste archeologie. Non è che oggi ci poniamo il problema come dobbiamo resistere ai terremoti, è un problema, come si dice, vecchio vecchio, ci sarà stata perdita di memoria storica o meno, ma ci sono anche stati tanti tentativi, mi ricordo dei bellissimi esempi portati proprio da Giuffredo e altri per di casi in cui tutto un gioco di meccanismi, di elementi che non possiamo prendere in considerazione, sicuramente non vengono presi in considerazione con le analisi agli elementi finiti o con tutta una serie di modelli che sono difficili tra l'altro da calare nelle realtà con cui abbiamo a operare. Bene, il capire anche queste cose così. Il problema invece è laddove le calamità sono quelle di tipo alluvioni o frane, dove lì il problema è un altro, diventa un problema di territorio, di uso del suolo o meno, di pianificazione che comporta. Lì diciamo, la salvaguardia si va strettamente a coniugare con il buon governo del territorio. Un'ultima cosa è il discorso dell'intervento post-sisma. Qui abbiamo due problematiche enormi. Bene, il cosiddetto messa in sicurezza selvaggia, che spesso fa più danni di quanto così, la messa in sicurezza previsionale, fra un anno e mezzo la sostituiamo con altre cose. Qui resta 30 anni. Non voglio dire, basta farsi voi l'avete fatto il giro, ma lo so fatto anch'io. E poi un'altra cosa, il recupero, l'importanza dell'applicazione, ecco qui sì, del metodo archeologico nell'intervenire nel recupero delle macerie. Cioè molte cose ce le possono dire una volta che purtroppo queste strutture sono andate giù, cioè rilevano il loro passato, degli elementi e tutta una serie della loro storia. Io non voglio aver dato l'idea di essere stato pessimista o meno, così, però voglio essere molto pragmatico. Devo dire la verità, di proclami, di idee, di tentativi, di contenitori apparentemente grandi, ne ho visti tanti, nell'ambito dei progetti finalizzati, eccetera, via così. Credo che se vogliamo arrivare a qualcosa, dobbiamo fare qualcosa nell'ambito di quello che sono le attività ordinarie. Ordinarie. E nelle attività ordinarie si tratta di essere sobri nelle spese, essere sobri nelle finalità, bene, ma soprattutto collaborare realmente, mettere insieme veramente le forze che sono in campo, metterle insieme. Bene. Grazie. Qui il dossier si arricchisce di tante sfaccettature. Abbiamo ancora due interventi, e così. No, io qui ho segnato nel programma che mi hai dato De Vitis e Torieri. Non è presente, quindi sono
Io purtroppo devo scappare perché altrimenti non arrivo a casa per le 10:30 di stasera e non vorrei fare la notte su qualche treno. E anzitutto ringrazio te che mi hai invitato e penso che tutti quanti ti dobbiamo ringraziare per questo bel convegno. Sente? Sì. Beh, io sarò rapidissimo, volevo soltanto salutarvi, ringraziare il professor Redi per quanto fa, per quanto ha fatto per l'Aquila, per questo congresso organizzato proprio qui all'Aquila, che ci dà anche l'opportunità di dibattere di un problema importante per la nostra professione, che è quella dell'archeologia dell'emergenza. E qui all'Aquila abbiamo un'esperienza importante in merito. Io ho coordinato, sono della soprintendenza archeologica dell'Abruzzo, ho coordinato i lavori di rimozione delle macerie e ho condotto personalmente i lavori alla Basilica di Collemaggio, Santa Maria Paganica e la Cattedrale. Un lavoro mi ha visto impegnato 2 anni e mezzo, tutti i giorni, qualsiasi condizione climatica, dalla mattina alla sera. Ho lavorato con volontariato organizzato da Lega Ambiente, tutto questo chiaramente col vice commissario delegato Marchetti, la protezione civile, i vigili del fuoco, le forze armate e il generoso apporto del volontariato, giovani professionisti da tutta Italia, archeologi, storici dell'arte, gente, operatori comuni, qualsiasi settore, che si alternavano settimana per settimana. Io sono arrivato il 18 settembre di quell'anno, quindi oramai erano già passati 5 mesi, e proprio la Basilica di Collemaggio, e mi si è presentato davanti uno scenario drammatico, un inferno dantesco. Capite quale, conoscete i danni arrecati da questo terremoto, effetti devastanti, monumenti eccezionali, che sono l'immagine del nostro Abruzzo, la Basilica di Collemaggio. Una montagna di macerie con strutture pericolanti, con personale esperto, tra militari, vigili del fuoco, volontariato, tutti all'interno con mezzi meccanici, senza coordinamento in fondo, perché qual era l'obiettivo? Correre. Per proteggere l'architettura superstite. Quindi per me è stato assolutamente complicato. È stato chiamato in qualche modo un archeologo che avesse esperienza in questo campo e anche delle capacità fisiche e personali, perché per fare questo lavoro non è, devi avere anche delle capacità fisiche, altrimenti non ce la fai, che potesse in qualche modo snellire le operazioni al massimo con questa conoscenza delle tecniche che ci provengono dalla disciplina archeologica, e quindi che avesse velocità nel capire i fenomeni, soprattutto i fenomeni, ma anche del dissesto. Ecco perché è importante capire e formare personale archeologi che possano lavorare in questo settore, perché non ci sono effettivamente. Io ho avuto i giovani che ho conosciuto, archeologi, erano assolutamente disorientati dinanzi a problemi di questo tipo. C'è la rimozione della macerie per recuperare al meglio le opere d'arte, gli arredi sacri, gli elementi architettonici del monumento, e poi questa cosa incredibile, questa scoperta archeologica, tra virgolette, degli elementi architettonici inediti, delle architetture cadute precedentemente e obliterati all'interno delle murature a sacco. Quindi problematiche enormi da risolvere nell'immediato, perché le priorità erano assolutamente altre, e non certo quella dell'archeologia.
Poi voglio dire, presentarsi in una situazione del genere, una calamità, un dramma così forte, presentarsi come archeologo, devo dire, non è un buon biglietto da visita, devo dire, perché tutti quanti alzano le mani. Noi siamo quelli che rallentiamo i lavori, siamo quelli che vivono in un altro mondo, che vivono nel passato, assolutamente estraniati dalla realtà, che non toccano con mano i problemi reali, le problematiche, le vite umane, il sacrificio, andare avanti e ricostruire. Sono questi gli aspetti più importanti. Quindi noi dobbiamo muoverci consapevoli di questa cosa. La nostra tecnica, la nostra capacità di osservare dei fenomeni materiali, perché noi lavoriamo con i fatti materiali. Noi dovremmo essere gli esperti di relazionare gli effetti, i fatti materiali custoditi nella terra e quindi tra le macerie, e dare le indicazioni di massa di come muoverci per recuperare e risolvere tutti quanti i problemi. Questo, per fare questo bisogna avere anche una preparazione, voglio dire, sotto profilo, essere pronti anche psicologicamente, capire come si presenta il problema. Non c'è una regola generale, ci sono interventi che si distinguono caso per caso, a seconda delle situazioni, la precarietà dei fatti che ci si presentano in quel momento. Quindi insomma, ecco, è importante questo incontro che stiamo facendo, perché deve venire fuori assolutamente, a mio avviso, un dibattito, un congresso, una tavola rotonda sulla base dell'esperienza che abbiamo qui all'Aquila, adesso l'Emilia Romagna, proprio per formare questi operatori, che sono archeologi tra virgolette, sono un'altra cosa, devono avere una capacità scientifica importante sulle strutture rigide, per esempio, sul comportamento delle strutture rigide in caso di calamità di questo tipo, come si comporta un manufatto rigido, capire al volo qual è il problema di un monumento, se è in compressione, se è in rotazione del sole esterno, perché questo implica tecniche diverse per la rimozione della macerie, con questo discorso stratigrafico tra virgolette, per capire poi che cosa in fondo in questo caso il cinematismo, capire come sono accaduti i fatti, cosa è arrivato prima e cosa dopo, per di ausilio allo studio poi statico e cinematico del monumento. Quindi ecco, chi arriva, e io sono arrivato, devo dire, in questo inferno, ci è avuto molto tempo, e poi siamo diventati veramente con i vigili del fuoco sono essenziali, perché garantiscono la sicurezza, sono degli operatori veramente straordinari, senza di loro non si può assolutamente lavorare, specialmente un archeologo farebbe solo guai, nel modo più assoluto, perché le macerie, prima di rimuoverle, e voi sapete benissimo che cosa significa, bisogna capire che cosa si sta facendo, perché molte strutture, come si è verificato a Santa Maria Paganica, erano in appoggio sulle macerie, quindi togliere le macerie significava che chiudere l'edificio su se stesso. Quindi è un campo veramente, bisogna avere esperienza e capire veramente quali sono i problemi, dove bisogna correre e dove bisogna fermarsi. Certo, poi in presenza della tela del Patini, la pala della cattedrale, San Carlo Borromeo tra gli appestati, e lì ci si ferma perché è qualcosa di profondamente storicizzato nella società, di importante, va recuperato al meglio. Allora in quei casi ci si organizza con il nostro metodo, tra virgolette, stratigrafico, i nostri bei settori, con il nostro lavoro scavo in estensione, a cercare di non rimuovere le cose per non perdere le relazioni fisiche tra i vari lacerti di tela, per recuperare un quadro poi da dare al restauratore per un eventuale rincollaggio. Lì lo facciamo dato la eccezionalità di quel lavoro, ma non lo possiamo certo estendere a tutto, perché sarebbe stupido oltretutto, perché i problemi sono assolutamente altri. E, cioè voglio dire, ecco, manca l'esperienza, adesso l'abbiamo, manca veramente una scuola, e voi, voglio dire, l'università dovrà pensare a questo, a mio avviso, sulla base di questa esperienza. Però io pregherei, e voglio dire, non si può fare questo lavoro senza i soggetti preposti, e i soggetti preposti a questo, dobbiamo ricordarlo, sono i vigili del fuoco, la protezione civile, le forze armate, il volontariato, l'università
primis, le istituzioni, le soprintendenze, ognuno della propria competenza. Penso di aver finito, vi saluto. Grazie. Beh, devo dire che ho fortemente voluto la presenza del dottor Torrieri in questa tavola rotonda, perché la sua testimonianza su quello che è stato fatto all'Aquila mi sembra significativa. Del resto era stato evocato durante la visita con i Vigili del Fuoco il suo intervento, il suo lavoro, era stato evocato e lodato dagli stessi Vigili del Fuoco, quindi mi sembrava importante anche quest'ultima testimonianza. Oh, il tempo è avarissimo, qui alle 2 dobbiamo uscire, quindi mancano 5 minuti, quindi non farò nemmeno conclusioni, discorsi conclusivi o altro, nemmeno ringraziare i finanziatori che avete visto insomma scorrere più volte nello schermo e che ci hanno consentito di realizzare anche quel poco di ospitalità nei confronti dei relatori, nei confronti del direttivo, nei confronti di alcuni colleghi, grazie appunto al contributo dei finanziatori. Anche gli atti del volume sono stati pubblicati con questi contributi, gli atti del congresso, e quindi ringrazio tutti cumulativamente i finanziatori. Ringrazio voi in modo particolare anche che avete avuto la forza, la tenacia e la pazienza di arrivare fino in fondo, e per ultimo ma invece per primi i partecipanti a questa tavola rotonda e a tutte le relazioni di Scassant e i relatori che si sono avvicendati in questi giorni. Abbiamo cercato come organizzatori di fare del nostro meglio, di rendere il più possibile piacevole il vostro soggiorno, di mostrarvi, ahimè, le ferite dell'Aquila, e se è piovuto e se ci siamo inzuppati non è colpa nostra, e anche la visita di ieri ai siti del territorio, che mi è sembrata significativa, sia pure in parte decurtata e danneggiata dalla pioggia, mi sembra però che abbia sortito quello che era nei nostri desideri. Io vorrei terminare con una proposta a tutti quanti, ai soci della SAMI, al direttivo prima di tutti e a voi. Non so se credete che sia il caso, e poi semmai ne discuteremo quando ci sarà l'assemblea, mi sembra di aver capito a fine novembre, se potessimo uscire da questo congresso con un documento condiviso, ovviamente se credete, nel quale si riaffermi, se credete, il ruolo, appunto, quello che è un po' il tema della tavola rotonda di questa mattina, il ruolo dell'archeologo in queste situazioni di crisi, di emergenza, quindi quelle che sono gli obiettivi e quelle che sono anche l'etica professionale nostra da proporre all'attenzione di amministratori, di coloro che gestiranno nel futuro, purtroppo non possiamo nasconderci questa realtà, altri eventi traumatici che, come abbiamo sperimentato, toccato con mano anche ultimamente nell'Emilia, si succedono purtroppo con troppa frequenza, con troppa insistenza, con troppo danno nel nostro territorio nazionale. Se credete, potremmo pensare in margine, ormai insomma dopo questo, a un documento, a stilare un documento e a portarlo all'approvazione alla prossima assemblea, no? Perché rimanga anche una traccia di questa tavola rotonda, di quello che ci siamo detti, di quello che credo siano idee condivise da tutti per riaffermare, diciamo, un po' la nostra identità, il nostro ruolo, che altrimenti si perde o viene trascurato quando si realizzano queste situazioni drammatiche per il nostro patrimonio culturale, storico, per la memoria nostra. Io credo di non dover dire altro, c'è solo Vasco, forse a nome del direttivo, forse sei l'unico superstite. Semplicemente per ringraziare nuovamente il professor Redi e la sua equipe per l'ottimo lavoro svolto, accogliere senza dubbio, ma insomma se ne era già parlato, questa proposta che mi sembra ottima, perché è una questione che avevamo già, come dire, anche toccato precedentemente a Foggia, perché è una questione che deve essere ribadita con forza e autorevolezza da tutti noi. Resta da dire, come amara conclusione, che però mi pare che, diciamo, rispetto a tutta la nostra volontà e iniziativa di
collaborazione e interdisciplinarietà, il mondo accademico e la cosiddetta, diciamo, le forzature ANVUR vanno, diciamo, in direzione completamente opposta, cioè forzano e indicano la strada invece sempre verso una maggiore settorializzazione, dalla non valutazione degli articoli scritti a più mani, dalla impossibilità, diciamo, in qualche modo con il restringimento dei criteri relativi all'apertura, appunto, di corsi di laurea interclasse e compagnia cantando, diciamo, voglio dire che nostra prospettiva deve essere anche cosciente del fatto che la necessità e la giustizia e la giustezza di percorsi interdisciplinari, scusate il gioco di parole, deve essere anche consapevole del fatto che questo costerà un impegno politico e accademico da parte nostra, che non sarà semplice, diciamo, il dialogo con le istituzioni da questo punto di vista. Concludo ringraziando ancora tutti voi e l'organizzatore di questo convegno, cioè Fabio Redi e la sua equip. Grazie. Allora, con l'intervento di Vasco penso che si possa chiudere, quindi dichiaro chiuso il 6° congresso nazionale degli archeologi medievisti italiani. Vi auguro a tutti una buona giornata, un buon rientro a casa e ci vedremo fra 3 anni al prossimo congresso, probabilmente a Lecce, probabilmente, ma spero di vederci presto per altre iniziative, ovviamente. Il congresso però sarà fra 3 anni. Ecco. Buona giornata a tutti e grazie a tutti della vostra partecipazione.